19 febbraio 2009, data storica. Aula magna Galileo Galilei del Palazzo del Bo dell'Università di Padova. Lei, Riccardo Cappellozza, è stato insignito dell'onorificenza quale padovano eccellente. Ci spieghi come è venuta a conoscenza della sua persona l'Ordine dei Padovani Eccellenti? Beh, diciamo che in questo museo ci passa tutta l'Europa. Penso che la commissione degli eccellenti padovani si era venuta a visitare questo museo e io con naturalezza ho spiegato la storia della navigazione, la storia di questo museo e anche la vita di questo barcaro. Veniamo alla cerimonia vera e propria. Riesce a raccontarci i momenti che lei ha vissuto in quella giornata, le emozioni che ha provato? Beh, diciamo che è stata una cosa straordinaria perché un semplice barcaro trovarsi seduto in mezzo a dei scienziati che hanno 30 anni di università, un semplice barcaro, è una cosa che a me mi sembrava impossibile trovarmi in un'aula del genere. E dico, io mi sono rimpicciolito, mi sentivo una lumaca dentro il guscio. Però sono stato lì, mi hanno invitato e se mi hanno invitato forse avranno capito che meritavo qualcosa. Ma per me è stata una cosa sublime, una cosa che non avrei mai immaginato né per me né per la mia famiglia, una cosa fuori dal mondo, una cosa troppo importante per me. Quindi io sono pago, non ho bisogno più di nessuna ricompensa perché questa per me ha toccato il massimo. Adesso, come si sente? Beh, adesso mi sento più rilassato perché ancora non ci credo a una tale premiazione. D'accordo che io per 30 anni anche di sacrifici, ma sono sacrifici che si fanno volentieri, cioè creare un'opera come questa con tutte le problematiche è una cosa straordinaria perché non è che ho fatto sacrifici, mi sono divertito a fare queste cose. Dunque, all'inizio non pensavo che riuscisse un'opera come questa. E man mano che procedevo, ho avuto degli incitamenti da grossi personaggi culturali. Allora io mi sono buttato a capofitto e di conseguenza, man mano che cresceva quest'opera, vedevo che stavo realizzando un'opera più grande della mia persona. Quindi ci ho messo anima e cuore e in 30 anni di lavoro, di sacrificio e anche, diciamo, finanziariamente ho aiutato quest'opera, insomma. Oggi sono pa assolutamente pago di dove sono arrivato. Io, quando ero su quell'aula, visto la grandezza di una sala storica e culturale a quel livello, mi sentivo un gabbiano che volava solo sopra le bricole della laguna.